il pallone, si metà, e gol! E gol! Ancora una volta! Ancora una volta lui! È entrato! È entrato lui! Ha risegnato un'altra volta! Ha risegnato l'altra volta! Gli mette in faccia il punto! Sempre lui! E Messina! Chiuso leva, cerca lo spunto, vuole il sinistro, la mette in mezzo, secondo palo! Pazzesco di Totti! Ma cosa ha fatto Totti? È carità, è lui! Sentiamo che! Francesco Totti con pochissimi altri calciatori italiani è stato la mia vita, nel senso che la mia vita professionale è cresciuta insieme alla sua, lui, Del Piero, Buffon, pochissimi altri. E della mia vita professionale ricordo più forte che ho forse, perché legata ai mondiali, di Francesco Totti con il rigore, ma soprattutto degli occhi di Francesco prima di andare a tirare il rigore. Gli occhi dicevano tutto, dicevano la forza di un campione, la capacità di segnare, la sicurezza di fare un gol in quel momento, all'ultimo minuto. Tanti altri campioni invece quel gol lì sul rigore all'ultimo minuto, anche magari dopo la fine del tempo, l'hanno sbagliato. Ma soprattutto dicevano un'altra cosa, dicevano la grande tranquillità dell'uomo. Ecco, secondo me Totti è stato un vero proprio esempio per quello, perché è stato un uomo a tutti gli effetti, è stato un uomo per il suo coraggio, delle scelte, è stato un uomo perché ha anteposto spesso i sentimenti agli interessi, ma poi è stato un uomo anche perché ha avuto il coraggio di sbagliare, di incazzarsi anche in campo, è stato un uomo da tutti i punti di vista. E in quegli occhi, in quel rigore segnato all'ultimo minuto, c'è tutto Francesco Totti, il coraggio, la classe, la dedizione e il suo essere umano.